ho dovuto interrompere che è arrivato un cliente. Seconda parte, stavamo dicendo che i giovani li prendono. I giovani vi prendono per il culo, ma per non per il culo che noi vecchi, bisognerebbe disertare tutto. Cos'è che fa schifo del calcio? Sputare in faccia qualsiasi giocatore, dal primo all'ultimo, non ce n'è più uno, basta. Dei pagliacci. Fa schifo, fanno schifo. Ma questo comunque, a mio parere, è lo specchio della società in cui siamo, perché fa schifo non solo il calcio, fa schifo tutto. Il calcio proprio è l'apice della schifezza, hai capito? È l'apice. È lo schifo, non meritano niente, non meritano nulla. Se io domani passeggio per Milano e incontro quasi giocatore dell'Inter, faccio così, che cazzo vuoi? Merda, sei una merda. Hai capito? Tutti, dall'1 al 100, numero 1, tutti i calciatori. Non ce n'è uno che si salva. Basta. Ma il tuo calcio è finito. I calciatori pensionati, Cassano, Vieri, Ventola, Adani, che si mettono a fare la Bobo TV, ma come stanno? Ma non si vergognano? Ma che gente sono? Gente che ha guadagnato i miliardi si mette lì a fare i buffoni, a fare i cretini, perché sennò è che vanno a fare in culo, ma non devono per i coglioni, fanno schifo anche loro. Anche loro che erano gli ultimi di un calcio ancora. Sì, è vero. Un po', è diciamo, vecchio stile, accettati. Si sono messi a fare schifo anche loro. A volte solo. Quindi basta. Ma sono i social che hanno rovinato tutto. I social hanno un bel 50% di responsabilità, sì. Però anche loro potrebbero c'è qualcuno che stimi? Nessuno, basta. Non stimo nessuno. Io spero che gli arabi vengano su con i miliardi, portano tutti i giocatori, il calcio europeo a fare il culo. E il calcio d'Arabia viene via. Calcio d'Arabia, col turbante, Oggi uno sfogo moderato. Perché così. Ma io come faccio? Bisogna dire la verità. La verità va detta. Purtroppo è così. Poi io, a me dell'Inter in questo momento non me ne frega un cazzo. Dillo. Non me ne frega un cazzo. Può andare a fare in culo l'Inter. Tu che ce l'hai tatuata. No, basta, via, l'Inter tatuata, ma poi si può anche cancellare il tatuaggio. Basta. Ha rotto i coglioni. Ma tutto il calcio? Il sistema ha rotto i coglioni, hai capito? Cos'è che... Basta! Cioè, come non faccio? Non c'è più passione! Il caso Lukaku, Quadrado... Come faccio? Onana... Ma che cazzo ma è? Come Inzaghi, Conte... Ma... Come faccio a chiederti adesso del Mina? L'ideale, sai cosa? Nel calcio ideale, Conte fa l'allenatore della Juventus, hai capito? Nel calcio ideale, Conte fa l'allenatore della Juventus, combatte per la Juventus e sta lì a vita. E Mourinho? Questo è il calcio ideale. E Mourinho sta all'Inter. Invece Mourinho cosa fa? Va a prendere i soldi del Real Madrid, va a prendere i soldi della Roma, è dato al Manchester United perché l'hanno pagato. Qua comandano solo i soldi, sono tutte delle puttane, hai capito? Sono tutti delle puttane. Dopo come si giustifica? Noi siamo professionisti, sì. Se tu lavori in una ditta, un'altra ditta ti fa l'offerta più alta, mandi a fare in culo a tua ditta, ma nell'altra. Il calcio è così. Neves ha detto, dei Wolves, è andato là, è l'unico uno dei più giovani che è andato in Arabia, lui ha detto, io... Con il mio lavoro volevo... È brasiliano, giusto? È andato all'Al-Hilal, che lui non cazzo è andato. Però uno dei più giovani, 55 anni, lui ne prende un sacco. Lui ha detto, io volevo col calcio sistemare la mia famiglia. Famiglia intendo la nonna... Certo, tutti i parenti. Tutti. E ha detto, questo è che i brasiliani per famiglia intendono anche gli amici. Sì, famiglia sono 100 persone almeno. Esatto, 200. Io con questo... contratto sono fatto, sì, e quindi vado nei suoi panni. Lui l'ha detto, però. Nei suoi panni fa bene, ha avuto l'onore di dirlo. Fa bene, però fa schifo. Fa schifo tutto l'ambaradam, capito? Fa schifo perché non c'è più passione. La passione, la passione, la sofferenza, la voglia. Zenga, Bergamo, Ferri non ci sono più, capito? E allora perché è tutto pieno lo stadio? Perché sono dei pagliacci anche quelli che vanno allo stadio. Io vi offenderete, per me sono dei pagliacci anche loro, basta. Perché l'unica arma che ha il tifoso, ovvero, è quello di disertare. E questo aumento di Dazon sembra che arrivi a 40-40 euro. Che vada anche a 100, chi se ne frega. Ma se nessuno fa l'abbonamento, Dazon cosa fa? Fallisce. Io rido. Hai capito? Cos'è che salvi? Nulla, non esiste sul fronte. Ti faccio dei nomi. Non esiste perché. Ma è il Milan? Ma allora? È il Milan che manda via Maldini? Appunto, guarda, Milan manda via Maldini, Maldini che ha vinto lo scudetto. Ma hai capito? Questo è il calcio, non esiste. Maldini è il Milan. Maldini è il Milan, certo. Maldini è il Milan. Il presidente del Milan di adesso non è il Milan. Stanno facendo diventare il calcio europeo. Europeo, quindi Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Spagna, Portogallo, Olanda. Stanno facendo diventare come l'NBA,
Volete il calcio come l'NBA? Tenetevelo, tenetevelo. Hai capito? Che LeBron James un giorno ai Miami Heat, poi vai ai Los Angeles Lakers, poi dopo fa finta di avere, fai Cleveland, ma va a cagare, va. Hai capito? Stanno facendo diventare il calcio come l'NBA. Però qui c'è ancora la passione, che è diserzione. Io disertare. La passione è diserzione. È diserzione. Chi la diserta? Passione è il cassone. Il calcio, vero, tutto il calcio. Il vero appassionato di calcio, il vero tifoso, non va allo stadio, diserta. Perché questo non è diserta. Più calcio. Va a fare le amichevoli estive, si fanno quello che vogliono su per gli autogrill, per le strade. Scontri. Scontri in Valtellina. Scontri in Valtellina. Giusto così. È giusto e così. Poi quando inizia la vera stagione, oh, l'abbonamento non lo faccio, curva vuota, nessuno canta. Provate a fare una stagione intera così, poi vediamo come piangono. Dopo cominciano a dire, gli abbonamenti sono diminuiti, erano 6 milioni di abbonamenti, adesso sono 2 milioni, cominciano a licenziare giornalisti di merda, che è giusto che li licenziano, e cominciano ad abbassare i budget, quindi adesso qua poi pompano le cifre. Gabole. Attenzione, un medico, io non sapevo, gabole. Il calcio sotto accusa tutto l'europeo, in Argentina c'è ancora il cuore. Il calcio è gabola, in Argentina c'è cuore, sì. In Sud America c'è... Perché il calcio è passion. Hai capito? Brutte del popolo, verde, è del popolo, verde, esatto. È del popolo, anch'io lo sto vedendo. Il popolo se decide, comanda, diserzione, stadio vuoto, figura di merda per la squadra. Provate a vedere semifinale, no, di, semifinale di Champions League alla Tritono, stadio vuoto, che figura di merda che fanno. Pensa a te, pensa che ridere. Ma anche Nicoletto, da zone. Pensa che ridere. Da zone di servizi, partite così, Serie A che non riesce a sistemare. Beh, da zone tuffa, no, ha aumentato. Ma che... Gabole. Poi dopo vanno in Cina, vanno in Arabia, chissà che giro di soldi sotto banco che c'è. Attenzione, chiaramente! Sì, sì, Zanzeria? Zanzeria. Secondo te? Ma cosa cade? Però in Europa stanno facendo la guerra contro l'evasione fiscale, elusione, no al contante, no di qua, perché si stanno svegliando gli arabi, perché lì vanno con le valigie piene. Attenzione! La fresca. Ti voglio chiedere una cosa? La fresca. No. Quelli furbi di Napoli, che sono Cannavaro, il primo che è andato in Arabia. La fresca. Cannavaro, esatto. Cannavaro mica... No, in Cina. Quanto prendeva? Una marea di soldi. Oh, la fresca. Anche Lippi, è posto Lippi in pensione adesso. Volevo dirti una cosa. Però, no, la cosa, la cosa, aspetta, la sfogo, la cosa strana, devo andare a fare un'intervista per 4 minuti. La cosa strana, l'ultima domanda, poi ripasso dopo e parliamo di... Non parlate un cazzo. No, nel cassone. Nel cassone, ci vanno Marotta, Zanga, no, Ausilio. No, di calcio, Zanzi, anche Zanjin Dong va nel cassone. Ma c'è, lui è già nel cassone. Solo lui è il cassone. Lui è il cassone. Ti volevo dire, ma la cosa strana è che l'Europa voleva fare la Superlega. No, aspetta, NBA. Esatto, ma con questo ingresso dell'Arabia è come se avessero anche... Cioè, nel senso, è fallito anche il progetto europeo, no? Sì, l'Europa è un conto cazzo. L'Europa anche a livello politico non conta niente. L'Europa è finita! Se non volete il calcio come l'NBA, diserzione. Perché l'NBA è la cosa peggiore che c'è. L'NBA fa schifo. No, è bello da vedere... Viva l'Argentina! Viva l'Argentina, viva il Brasile, viva Sud America. Il vero, andate, vero... andate a fare il culo. Sì, tutti. Zanzeria, eh? Oh, molta. Eh beh. Oggi il cassone è il calcio. Se noi andiamo dietro in memoria di Zanzeria, se pensiamo... Aspetta, dobbiamo fare le unghie, torno io. 25 anni, Cragnotti, Tanzi, Calleri, Cellino, Gaucci, Zanzeria. Preziosi. E secondo voi gli altri che cazzo fanno? Spinelli. Cosa devono fare? Ma fanno bene. Vi prendono per il culo e fanno bene. Ciarrapico. Quello di Catania, come si chiama? Lomonaco, di Tibet. No, è il presidente di Lomonaco che era in panchina. Io, ci ha detto, che sono Lomonaco. Il rigore l'ha scelto la panchina della Juve. Ha deciso che era rigore, ricordi? Sì. Chi era? La panchina della Juve, il presidente che... Lo chiediamo a voi. Fallito anche lui. Fallito. Fallito con i soldi. Oe! Matarrese. Zamparini. Ecco, sì. Mi passano sotto il naso a tutti, Dio cazzo. Ciao ragazzi, un video mitico. Vado a fare le unghie, ciao. Ciao.